guardo Luca Pastorino, sindaco di Lungocorso, che è già alla sua terza tranche, diciamo, al suo terzo mandato, e parlamentare della Repubblica. Tipico territorio ligure, stretto fra la collina e il mare. Io vorrei parlare rapidamente anche in questo caso di tutela del territorio, di dissesto idrogeologico e di difesa dai problemi. Che succede da voi e in generale? Intanto buongiorno a tutte e a tutte, grazie. Noi abbiamo questo problema nel senso che abbiamo un combinato disposto di cose, ovvero il dissesto idrogeologico della collina, che accomuna un po' tutti, con diciamo la necessità di sempre più urgente di vedere difese le nostre coste. Poi ci sono, parlando del territorio, lo dico perché ne abbiamo parlato, anche un problema di animali, perché cinghiali, caprioli non sono solo soltanto a Calizzano, ma vengono anche sulle spiagge a fare il bagno, e quindi è un tema di conservazione del territorio grande come una casa da noi. Dopodiché, a parte appunto lo storico problema del dissesto idrogeologico tipico della Liguria, nel senso che ha causato veramente tanti momenti di difficoltà, mi piace soffermarmi proprio sulla questione della difesa del litorale, che forse per di più non è un tema fortemente percepito, ma lo è in ragione del fatto che comunque i cambiamenti climatici ci insegnano e ci dicono che il livello del mare si è innalzato e che troppi fenomeni stanno avendo una frequenza sempre più importante. Ricordo che in un piccolo tratto di costa negli ultimi anni, prima ci sono state, diciamo, la frana a Capolungo, prima di Genova, un tema di cui si parla ancora adesso perché c'è un tema, ripeto, di consolidamento di quel fronte che sta mettendo a dura prova il Comune di Genova in termini di fattibilità e di recuperabilità. Ricorderanno tutti la mareggiata di qualche anno fa con i motoscafi scaraventati nella passeggiata mare di Rapallo, piuttosto che la strada per Portofino distrutta, piuttosto ancora, ahimè, vicino a Bogliasco, appunto, il crollo del cimitero di Camogli, no? Ecco, questi non sono, cioè succedeva anche in passato di doversi prendere cura della costa? Sicuramente sì. Con questa intensità mi sento di dire che diventa una necessità importante anche in termini di programmazione. Il sistema turismo, come dicevamo prima, è un sistema molto complesso, no? E io sono molto d'accordo con la sindaca di Bovino, nel senso che comunque la struttura del territorio deve essere accessibile prima di tutto ai residenti, no? In termini di servizi e di... Solo così un turismo diventa completo, diventa ospitale, e se le persone stanno bene e si sentono protette, parlo di comuni costieri in questo caso, allora sono anche più pronti, no? ad accogliere, nel senso in cui diceva lei, il turismo. Io invito soltanto, appunto, in un sistema, ripeto, turismo che è veramente complesso, di non perdere di vista e dare programmazione anche interventi che riguardano la tutela dell'abitato, del litorale, perché sta diventando di una centralità assoluta nel momento in cui le risorse, le regioni te le danno prendendo fondi di protezione civile, ma evidentemente è una roba che va attenzionata in modo sistematico. Dovremmo aprire il capitolo della prevenzione oltre che dell'intervento, ma sarà magari tema di un altro convegno e di un'altra assemblea. Grazie a Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco.